Come utilizzare le coordinate dello stage? Allora, vediamo come funzionano. Come vedete qui nella figura, i valori della x e della y, cioè dell'asse orizzontale e dell'asse verticale, x per orizzontale, y per verticale, coincidono con lo zero nel centro del nostro stage. Questa figura rappresenta lo stage di Scratch e vedete che al centro dello stage i miei valori x e y sono uguali a 0. C'è da osservare che i valori della y verticali vanno da 180 nel punto massimo in alto e a meno 180 dalla parte contraria, per cui in tutto ci sono 360 gradi fra i valori partendo dal valore massimo al valore minimo. La stessa cosa per la x, anche la x va da un minimo a sinistra di meno 240 a un massimo al limite destro di più 240, quindi in totale c'è una variazione di 480 gradi. Apro Scratch, posso osservare muovendo il cursore sopra lo stage, come sto facendo ora, che se riesco a trovare il centro, ad avvicinarmi al centro, i miei valori della x e y, che potete leggere qui sotto in basso a destra, dovrebbero avvicinarsi entrambi allo zero. Con calma, magari possiamo provare a cercare di raggiungere lo zero sia per la x. Ecco, adesso l'ho raggiunto sia per la y. Per quanto riguarda lo stage, ma anche il mio personaggio, il mio sprite, il gattino in questo caso, ha i suoi valori x e y. Se io schiaccio sulla i della miniatura del mio sprite, del mio personaggio, vedete che i suoi valori adesso sono, lui si trova a con il valore x meno 5 e y meno 17. Se io lo sposto, ecco che i suoi valori cambiano. E per vedere bene come vengono dati i valori al nostro personaggio gattino, apro i costumi e vedete qui adesso nel riquadro di Paint Editor di Scratch, vedo il mio gattino con il costume numero 1. Per poi vedere col costume numero 2 basterà schiacciare sul costume 2. Ma ora controlliamo un attimo la posizione della x e della y sul nostro costume 1. Allora, per vedere dov'è posizionato, basta schiacciare questa crocetta in alto a destra. Vedete, quando ci vado sopra mi viene fuori la spiegazione, definisci il centro del costume. Allora, se schiaccio lì, vedete, automaticamente appare l'incrocio x e y del mio personaggio, che è proprio qui al centro della testa del personaggio, vicino alla bocca. Ma se io voglio, posso anche spostare questo centro da un'altra parte. Per esempio, lo schiaccio e trascino e lo posiziono sulla punta della coda. Adesso vedete il mio centro, se schiaccio torna ad apparire, è sulla punta della coda. Questo perché quando farò ruotare il mio personaggio, voglio che invece di ruotare intorno al centro che aveva prima, che era proprio in mezzo al personaggio, voglio che ruoti intorno alla coda. Modifichiamo anche il centro del costume 2. Allora schiaccio sul costume 2, schiaccio sulla crocetta per far apparire il centro e questa volta lo sposto in cima all'orecchio. Ecco, allora io adesso avrò il personaggio 1, vedete con il centro sulla coda, e il personaggio 2, schiaccio crocetta e vedo che è in cima all'orecchio destro. Mettiamo ora gli script per far ruotare il nostro personaggio sia attorno alla coda sia attorno all'orecchio. Allora vado sugli script, vado su situazioni, prendo l'ordine. Quando si preme il tasto, sceglierò un tasto, per esempio A, vedete
gli dirò di ruotare, allora movimento, ruota di, invece che 15 gradi metto qualcosa di più, così più visibile, 45, e gli dico anche per sempre, in modo che sia ben visibile. Però devo dirgli che questo riguarda il costume 1. Allora torniamo sugli script e diciamo aspetto, passa al costume 1 e quando è sul costume 1 deve fare, premendo il tasto A, deve ruotare intorno, abbiamo detto costume 1, vi ricordate, intorno alla coda. Bene, adesso duplico questo comando, ma questa volta lo applicherò al costume 2, che se vi ricordate era quello dove dicevamo che doveva, il centro doveva stare sull'orecchio. Allora qui, quando premo il tasto B, dovrà invece ruotare attorno all'orecchio. Bene, fatto ciò, proviamo a vedere se funziona, premiamo il tasto A e vedete che va, lo stoppo, cliccando sul rosso, adesso provo col tasto B e vedete che ruota intorno all'orecchio.